Bentornati a un nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Gabriele Greco, primario di neurologia a Ramazzini. Nella settimana dell'ictus annuncia il prossimo arrivo della trombolisi per combattere una patologia che in Italia è la prima causa di invalidità. Effetto Cina nei bar di Carpi. In poco più di un anno sono saliti a 12 i locali acquisiti da orientali e per altri esercizi le trattative sono in corso. Clienti sospettosi solo all'inizio, dice Luigi Chen del bar Firenze. Inaugurata con una sobria cerimonia, la Casa del Volontariato è stata acquistata e risistemata dalla Fondazione con un investimento di 1,5 milioni di euro. Ospiterà gli uffici delle associazioni. L'Open Bau Studio di Carpi ha ricevuto a Milano una menzione speciale nell'ambito del premio Riabita. Titolari sono gli architetti Filippo Landini, Sara Fattori e Giovanni Sacchetti. Prodotti carpigiani in evidenza ad Anuga, la fiera dell'eccellenza enogastronomica che si è tenuta a Colonia. La partecipazione modenese è coordinata dalla società di food marketing Rosso. Alta l'affluenza a Carpi alle primarie del PD, oltre 8.300 i votanti, due volte il totale degli iscritti. Anche in città ha vinto Bersani, delusione fra i franceschignani. Basta con le medie superfici di vendita, specie nell'alimentare. Il grido di guerra è stato lanciato da Confcommercio. Peccato che siano stati diversi esercizi dell'associazione a giovarsi della normativa per i nuovi insediamenti. Un parcheggio per il centro storico di Carpi in Piazzale Dante. L'ex porta, già di proprietà comunale, oggi ospita una finta area verde. Per realizzare il progetto basterebbe prolungare i lavori di Corso Cabassi. Marco Pignatti, 39 anni, dermatologo e medico estetico. Nel suo blog Carpi 09 si discute più che in consiglio comunale. Mi chiedono la mia storia politica, dice, ma io sono un libero pensatore. Diffondere nelle imprese le opportunità offerte dalle nuove tecnologie è l'obiettivo di Opta, progetto di cui si è parlato nei giorni scorsi al Campus della Moda. Tra i relatori Gloria Trevisani di Crea Sì. Chiara Ciroldi a spasso per Londra alla caccia di nuove tendenze moda. Grande ritorno per il chiodo in pelle e la minigonna tubino. Via i leggings, spazio ai più aggressivi treggings in finta pelle elasticizzata. Ampliamento di qualità per la scuola dell'infanzia Matilde Cappello. Nella nuova ala realizzata da Arkem Studio, ambienti spaziosi, impianti biotecnologici e soluzioni all'avanguardia per il benessere dei bambini. Apertura a ritmo di tango per la nuova stagione del Comunale. Domenica 1 novembre in scena la compagnia Naturalis Labor. In arrivo anche Simone Cristicchi e il pianista Louis Lorty. Ed è tutto per questa settimana. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.